On my own, but I don't know why. You hit the road, but you don't realize. I won't look back when you're wrong. Ciao a tutti, oggi sono in quel di Mestre e ho detto, ma perché non faccio un video? Tra l'altro sono pochissimo truccata, mi sono fatta una base con delle polveri stamattina, ma mi hanno già lasciato. Se questa signora vuole far parte del video basta che me lo chieda, anche questa che sto camminando dietro. Comunque mi trovo qui di fianco a un negozio che mi ha consigliato una ragazza che mi segue, con la quale comunque mi sento sia su Instagram e qui su YouTube, e tra l'altro anche abbiamo avuto il piacere di uscire diverse volte qui a Mestre. Ringrazio Fationa, ho dovuto un attimo stoppare perché c'era troppa gente che camminava, e mi ha indicato che proprio qui dove sto indicando, c'era un negozio che vendeva scarpe, quelli tipo da panca bestia, come la chiamo io, che mi piacciono e che comunque mi piacevano tanti anni fa, che ero più rocchettara, e tipo le tavole per gli skateboard, tutta roba così sportiva, un po' yo-yo, e però ha chiuso. Io non pensavo chiudesse perché vedevo sempre gente che ci andava, però vabbè, non importa. Ci saranno state delle complicazioni che ovviamente io non so. E adesso voglio andare dentro perché se sta signora mi lascia andiamo a parlare, perché ovviamente deve esserci sempre qualcuno, ovviamente. Prima di andare a casa, cercare di caricare un video per oggi, perché sono 3 giorni che non pubblico un video, e poi scappare al corso di tedesco cercando di fare anche i compiti perché non li ho neanche ancora fatti dopo 2 settimane. Lazzarona. Voglio premiarmi perché oggi è tutta la mattinata che sono fuori, cioè dalle 9 di stamattina, se non prima perché sono partita in bicicletta, fino a adesso che sono le 3:15. Sono giusto tornata a casa per pranzo, per poi dopo riuscire di nuovo fuori, e mi voglio premiare. E c'è un marchio cosmetico nuovo che io non ho mai visto, mi sono un po' informata, ho visto solo una pagina Facebook, ma nulla di più, non ho trovato niente su Instagram. Se voi siete più brave di me a smanettare, a essere un po' le detective, scrivetemi l'URL nei commenti. Il marchio si chiama Cosmi. Allora, Fationa mi diceva che sembra fatto in Italia, un similastra, e io sinceramente non ve lo so dire, sto togliendo un pelucco che ho sulla cover. E io sinceramente non lo so perché non lo conosco, non riuscirò a fare le riprese all'interno perché sapete un po' come sono i negozi dei cinesi, che ti guardano, ti osservano, non ti lasciano respirare, non puoi fare niente, quindi sappiate che non c'è possibilità. Io qui mi trovo in via Pio Decimo o Piazzale Cialdini, una delle due. Il numero del negozio è... Bella domanda perché io vedo 8, 7, 6, probabilmente il 5. Tra l'altro qui c'era un negozio di cinesi che fa angolo, che c'è sempre stato, storico. Si è praticamente allargato prendendo in affitto o comprando una nuova parte, sempre sotto a questo palazzone. Bellissima giornata, fa un caldo atroce, c'è un po' di aritta. Voglio premiarmi, voglio prendermi un paio di cosette. Ho visto con Fationa dei prodotti interessanti, c'erano dei rossetti, via discorrendo, e magari ve ne parlerò prossimamente in un video, sicuramente in un video haul, e poi successivamente in un video dove magari li uso. L'occasione non mi sono fatta sfuggire 2 amici bruffo. Questo non lo chiamo come lo volevo chiamare perché è un po' brutto da chiamare così, ma questo è quello più fettente, ecco. Eppure, è così. Quando ci sono delle occasioni o dei contesti in cui bisogna essere preparate, giusti, a pundino, niente. Devo avere brufoli, ovviamente. E poi da me è strano che io mi faccia solo tipo la base con la polvere, ma non c'è neanche più. Sopracciglia, avevo il rossetto ma avevo messo una matita labbra, non c'ho più neanche quella.
e ho utilizzato una matita Modi Eyeliner rossa di Chanel che sto utilizzando in questi giorni. Ha una mina molto morbida, quindi conto di finirla in poco tempo, per quello la sto tirando fuori, la sto utilizzando. E il mascara Bad Girl Bang di Benefit, perché almeno con quello so che non mi cola niente, rimane là fisso, e lo strucco stasera sempre se ha voglia di essere struccato, perché non è semplicissimo. E basta. Poi tra l'altro ho anche un tigotà qua attaccato, potrei andare a vedere se ci sono quei famosi dischetti della Star Skin, Skin Solution, una roba del genere, che è un marchio che Ornitorella cita sempre per quanto riguarda le maschere in tessuto. Io non me lo ricordo mai, è da un paio di mesi che non le compro più, perché sono andata avanti con quello che utilizzavo e adesso vado a fare danni, perché ho voglia di spendere e ho voglia di premiarmi, semplicemente questo. A dopo. Bene, ho tutto. Allora, a parte che c'è scritto Cosmi Milano, mi ha dato proprio la borsetta del marchio, e dietro c'è anche questo Per Face make up che sinceramente non conosco, ma all'interno della borsa c'è il QR code, quindi il codice da scannerizzare con la fotocamera, e non vedo l'ora di farlo, perché con l'iPhone lo posso fare, e mi vado a vedere tutte le informazioni. Ho preso una valanga di cose. Con 63 euro ho fatto praticamente la scelta di quasi tutti i prodotti che posso utilizzarmi per truccarmi. Non ho preso, ecco, magari mascara, gli eyeliner non li ho presi perché sono solo neri o lucidi o opachi, quindi ciccia. E però ho preso terra, blush illuminante, ombretti, rossetti, i correttori. Non ho preso il fondotinta perché non me la rischio. Poi comunque non è più periodo adesso di fondotinta, adesso passerò tipo alle Chic A Pair, ai prodotti uniformanti per la base. E non vedo l'ora di studiarmi un po' il marchio. Comunque si chiama Cosmi Italia, viene fatta, o almeno presumo la sede legale, sia in via del Maggiolino 2, 00155 Roma, e c'è anche un numero di telefono, quindi se dovessi avere qualche reazione allergica so chi contattare di dovere, cioè l'Uru, ok. E basta, sono stata soddisfatta, sì, mi è piaciuta anche l'assistenza che ho avuto, nel senso durante il pagamento, perché nella scelta dei prodotti mi sono gestita da sola le cose, ho scelto solo per gusto mio personale, quindi in base a quello che potrei utilizzare in questo periodo, e vediamo. Mi sembrano comunque dei prezzi molto onesti, perché partiamo da matite che vengono 2,25 euro per le sopracciglia ai 4,90 euro per un correttore, quindi veramente abbiamo, fate conto, un competitor di Astra e fatto in Italia, però rivenduto dai cinesi. Ci sono cinesi e cinesi, io non c'ho nulla contro, anzi io sono sempre stata una delle prime a prendere le cose, tante cose che ho acquistato dai cinesi ancora oggi le utilizzo, a distanza di secoli che le utilizzo, vedasi pennelli viso. Piacerebbe venissero fuori più palette di questa marchio, perché non c'erano palette. E liner colorati che utilizzo, non c'era nessun eyeliner colorato. Ma vediamo come sarà. E quindi questo è quanto per l'haul. Ci rivediamo a fine mese di aprile, che lo registro, e per quanto riguarda la pubblicazione sarà maggio, e vi farò vedere tutti i prodotti, e poi anche conto proprio di registrare un video dove li utilizzo, così li vediamo in azione tutti insieme. Vi ringrazio per aver passato questo tempo insieme a me, con le persone che mi guardano, scambiandomi per una pazza folgorata che sta parlando davanti a un cellulare, e noi ci vediamo in un prossimo video. Vi aspetto nei commenti e vi mando il bacione, così, perché sto tenendo una borsa da un'altra parte, da un'altra borsa, e in più il cellulare. Ci vediamo in un prossimo video. Grazie ancora a Fationa per avermi fatto scoprire questo negozio.